Sempre un aspetto positivo quando il mondo della scuola e il mondo del lavoro si incontrano, in questo caso il mondo dell'artigianato artistico al liceo artistico Piero della Francesca, dove si conclude un altro percorso, quello del liceo dell'artigianato. Beh, intanto l'accoppiata Confartigianato e il liceo Piero della Francesca è sempre vincente, quindi il liceo dell'artigianato, perché qui comunque dagli anni 60 questa scuola si caratterizza per un discorso importante sull'artigianato artistico, che è un po' il focus di Arezzo, quindi l'oro, la moda, eccetera, eccetera. E anche quest'anno i nostri ragazzi, grazie proprio a questa unione, coesione col mondo del lavoro, sono riusciti a tirar fuori delle idee importanti, ma soprattutto ad imparare ed acquisire quelle competenze che il mondo del lavoro poi richiede effettivamente. Quindi una scuola che non è solo teorica, ma una scuola pratica e conforme alle richieste del territorio. Il rapporto tra l'artigiano e chi deve imparare praticamente dovrebbe essere costante, continuo. È già molto importante avere questo momento in cui le due figure fanno un pezzetto di strada insieme. E stamattina è la giornata conclusiva e siamo molto soddisfatti del risultato, come tutti gli anni. I nostri settori ormai conosciuti, quelli più rituali, sono la decorazione, la grafica, il multimediale, la sezione degli orafi, che è molto molto importante e che ha un retroterra culturale e di tradizione molto importante. Sono queste le branche per le quali l'artigiano viene qui al liceo artistico per dare dimostrazione.